Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con il video delle pagelle del giorno dopo di Lecce Cremonese 1-1. Prima di cominciare vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere con un commento le vostre tipagelle qui sotto. Allora, partiamo subito con Vladimiro Falcone, a cui voglio dare un bel 7. Ragazzi, anche ieri Falcone ci ha letteralmente salvato, sia in occasione del rigore. Perché diciamocelo, è meglio in quel caso fare un fallo da rigore, sperare di pararlo o sperare che l'attaccante lo possa sbagliare, che regalare il gol facendo passare Okereke. Quindi, secondo me, Falcone ha fatto bene ad atterrare l'attaccante avversario in area di rigore. E poi, nel secondo tempo, ha fatto parate molto importanti che ci ha permesso di salvare il risultato. Allora. Pongracic e Baschirotto, voglio dare a entrambi 6. Non è stata sicuramente la loro miglior partita. Per quanto riguarda la fase difensiva, quindi il posizionamento, sempre ovviamente ottimi. Ma si sono lasciati superare un po' più di volte, hanno fatto più errori, soprattutto Pongracic, più errori nei passaggi. E quindi un po' così, però secondo me la loro partita rimane sulla sufficienza. Il migliore della retroguardia difensiva, secondo me, è stato Giandrea. Quello più in palla, quello che ha fatto più, diciamo, tutta fascia, un po' più solido in difesa, quindi secondo me si merita un 6 più. Il peggiore invece della retroguardia, secondo me, è stato Gallo. 5,5 per Gallo. Ha perso tanti palloni, anche abbastanza banali. Si è trovato benino con Bamba, però. Gallo deve migliorare molto. Gonzales e Askildsen, pure a loro voglio dare 5,5, ma in generale il centrocampo è stato un po' assente ieri. È mancata quella solidità, quella cattiveria nel nostro trittico al centro del campo. A Hjulmand do 6 meno, questo meno per via dell'errore che ha portato alla ripartenza della Cremonese, che poi ha scaturito il rigore segnato poi dai Ciovani. La Cremonese si è piazzata per aggredire il centrocampista danese e c'è riuscita. Diciamo, non è stata una delle sue migliori partite. Ecco, pure lui ha peccato un po' ieri. Strefezza chiaramente 6,5. Non ha avuto tante occasioni di sfondare perché veramente i difensori della Cremonese lo hanno tenuto a bada. Benissimo, segna il rigore decisivo che ci porta sull'1-1. Il secondo tempo poi è molto difficile, in cui non troviamo manco la conclusione. Quindi 6,5 più che altro per il rigore segnato. Banda 6 meno. Sì, è pericoloso sulla fascia, però in questo caso secondo me è stato un po' troppo altruista, cioè quando deve essere altruista è troppo egoista, quando è troppo egoista deve essere altruista, deve un po' cercare di capire quando fare la giocata giusta, però mette sempre zizzane nelle difese avversarie, gli manca ovviamente il gol, gli manca la conclusione in porta, però comunque 6 meno e quindi si va avanti. Il peggiore in campo secondo me è stato purtroppo Colombo, a cui do 5. Praticamente non, tutti i palloni che ha toccato li ha sbagliati, non ha mai trovato la conclusione, sia lui che Cissé. Quindi è stata veramente una partita difficile per entrambi gli attaccanti e le prime punte del Lecce. Queste sono le pagelle di Lecce Cremonese. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Non ci sentiamo in un prossimo video. Forza Lecce sempre e ciao.